siamo alla fortezza di San Leo. Guarda che roba. Sì. Guardate questa cosa fa. Buongiorno amici. Oggi che si fa? Siamo alla fortezza di San Leo e siamo davvero, questa qui dietro, siamo veramente molto molto felici perché ci hanno concesso il privilegio e l'onore di poter riprendere le sale interne. Infatti ringraziamo lo IAT, il sindaco di San Leo, sono stati gentilissimi e disponibilissimi, ma del resto questa qui è l'ospitalità romagnola, no? Siete pronti? Venite con noi! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your bellissimo, guarda che panorama! Guarda che roba! Guardate cosa c'è laggiù, se si vede. San Marino. San Marino e San Leo sono legati tra loro. Infatti mi ricordo mia mamma, quando ero ragazzino, che mi raccontava la storia di San Marino e di conseguenza di San Leo, che erano due scalpellini chiamati dall'isola di Iarbe in Dalmazia per rifare le mura di Rimini. Poi Leone, cioè San Leo, si è trasferito qua nel Montefeltro ed è nato appunto San Leo. San Marino è rimasto altri 7 anni a Rimini, e poi è andato sul Monte Titano e da lì è nato San Marino, che trovate tutta la storia su Wikipedia, su Google, andate a cercarla. Non tutti sanno che erano veramente molto amici loro due. Andavano al pub insieme, la gara di caratelle, sì sì, in sala giochi. Poi devi vedere Gansoni, non so se era più bravo San Marino. Che scherzo. Lo sapete che qui a San Leo si tengono diverse, diciamo, manifestazioni. Una più bella dell'altra. Una più bella dell'altra. In particolare è famoso San Leo Festival e soprattutto la più bella, a cui noi abbiamo partecipato per diverse edizioni, Alchimie, che viene svolto nello stesso giorno della morte di Cagliostro, quindi il 26 agosto. È una festa bellissima perché ci sono tutti gli stand dislocati tutto lungo il centro storico e è una fiera che ha un po' delle attinenze con l'alchimia, appunto perché Cagliostro era considerato per lo più un alchimista, diciamo, e quindi ci sono queste bancarelle a volte anche un po', diciamo, esoteriche, insomma bancarelle non proprio tradizionali, e a queste si affiancano bancarelle di cibo ovviamente buonissimo. Vi consigliamo veramente questa festa. Dopo aver visitato l'esterno del forte, che offre panorami mozzafiato, abbiamo proseguito la visita all'interno. Il primo ambiente visitato sono state le celle di punizione, dove la guida ci ha spiegato che i prigionieri venivano incatenati alla parete, lasciati al buio e senza cibo, immersi sempre in uno strato di acqua putrida che portava infezioni e malattie, e quindi a volte alla morte del prigioniero. Abbiamo poi proseguito visitando un'esposizione di strumenti di tortura utilizzati al tempo, davvero agghiaccianti, per poi salire al primo piano. All'interno della sezione più antica del forte, quella medievale, si trova la cella del tesoro e prima cella di Cagliostro, dove vi trascorre solo qualche mese in quanto molto angusta e umida. Successivamente fu trasferito in una cella più salubre, la cella del Pozzetto, perché l'intento del Papa era quello di tenerlo in vita per cercare di convertirlo al cattolicesimo. In questa cella non vi erano porte e vi fu calato tramite una botola. Cagliostro era infatti considerato un alchimista, filosofo, veggente e fondò una loggia massonica con rito egizio. Durante il percorso si visiteranno poi altre celle, visto che la fortezza è stata un carcere per più di 1000 anni, fino al 1906, per poi attraversare ambienti più decorosi, dedicati a mostre temporanee e collezioni pregiate. Tra le varie esposizioni fa spicco una riproduzione del quadro del Vasari che rappresenta la presa di San Leo da parte dei Medici ed una collezione di armi antiche e moderne proveniente da un unico collezionista. Dopo la visita al forte adesso andiamo a mangiare qualche cosina. Che ho fame! Ho molta fame! Sì, perché si è fatta una certa. E guardate che strada che c'è per andare giù.
No, infatti il filo no, no, è molto, è molto suggestiva, in mezzo alla natura. Ma non possiamo riprendere la stessa navetta con cui siamo venuti su prima? Voilà, io te ti faccio prendere la navetta per andare nello spazio, così almeno non ti sento più lamentarti. No, perché prima c'era la navetta che ci ha portato in su. Con un euro, dal centro del paese, proprio dalla piazza principale, un euro a persona e vieni su con la navetta, solo che di in giù non si può prendere. Guardate come mi sta attaccata, ma spostati! Siamo al ristorante La Corte di Berengario, proprio nel centro storico di San Leo. Abbiamo appena ordinato tutte le pietanze tipiche romagnole, cose veramente molto goduriose, molto gustose. E adesso stiamo aspettando che ce li portino. Fra due minuti ci arriva da mangiare e guardate questa cosa fa. Il rossetto. Sì. Mi sono arrivati i passatelli col formaggio di fossa, passatelli tipici romagnoli, quando prenderli, li assaggiamo. Da dove viene il formaggio di fossa, Filo? Dalla fossa. Buoni? Spaziali. Mi sono presa il coniglio con il finocchio selvatico e una porzione di patate. Molto molto buono, molto saporito, buono. Dopo essermi sciacquato la bocca con i passatelli, che erano veramente buoni, mi è rimasto quell'angorino. L'angorino si dice? L'angorino. L'anguo? L'anguore. Mi è rimasto quell'anguorino. Mi sono preso un po' di castrato con le verdure. Sì, però è castrato, eh. Siamo a San Leo, vuoi non prendere dei cannoli alla cagliostro? Sono tipo cannoli siciliani, ripieni però di ricotta e scaglie di cioccolato, quindi i canditi non ci sono. Senza i canditi. Filo. Anche io voglio sentire. Buonano, buoni 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 buoni. Siamo appena uscite dal ristorante, abbiamo mangiato benissimo, i tuoi passatelli con il fossa spettacolari tuonavano, il mio coniglio uguale, consigliatissimo il posto, molto molto buono. Adesso ci siamo venuti a sedere in questo parchetto e ci troviamo tra la Pieve e il Duomo che vedete qui alle nostre spalle. Ci siamo presi un attimo di relax perché, sai, siamo stati seduti un po' troppo a tavola. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E che vi abbia fatto venire voglia di visitare questo bellissimo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. E se il video vi è piaciuto, condividete, commentate, mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao!